con Dario D'Aprile di Fox International Channel Italy. Siamo all'apertura del RESFest. Il RESFest è un festival dedicato all'innovazione, l'innovazione in diversi settori che possono andare dalla televisione al cinema, al design, alla grafica, all'animazione. È tutto un movimento che converge in un unico obiettivo, è quello di rinnovare e innovare l'estetica contemporanea. Sono 10 anni di RESFest e corrispondono a 10 registi, quindi abbiamo quello che sta andando in onda in questo momento, che di fatto sono 10 migliori registi dei 10 anni di RESFest, uno per ogni anno, e poi abbiamo Unsung Hero, che sono i 10 migliori videoclip del RESFest. L'altra novità importante di quest'anno è che la grafica e tutti i trailer sono stati fatti da uno studio internazionale molto importante che si chiama Motion Theory. Poi l'altra novità di quest'anno, che riguarda l'Italia in particolare, che abbiamo inserito nuove sezioni, quindi abbiamo inserito l'Italian Window, il Portfolio View è una sezione extra in cui verranno presentati un video fatto ad hoc da Nike e verranno presentati i video vincitori del concorso Viedra. Di questi video selezionati, che cosa succederà dopo? Fox è un distributore, un'emittente televisiva, quindi quello che è successo per esempio l'anno scorso è quello che abbiamo acquistato poi i diritti per alcuni cortometraggi e abbiamo mandato in onda sul canale Cult. E poi l'altra cosa importante è quella di avere una visibilità internazionale, perché il prodotto che abbiamo selezionato per l'Italia Window lo mandiamo appena finito questo festival, lo manderemo a New York, all'internazionale, e potrebbe essere quasi sicuramente, lo verrà inserito all'interno della rassegna internazionale dell'anno prossimo.